Venerdì 4 dicembre 2020 ci troviamo immersi nelle nostre colline, in particolare ci troviamo alla Cantina di Sante che ospita questa conferenza particolare, in parte in presenza, in parte in videoconferenza per i motivi che conosciamo tutti, per lanciare un'iniziativa importante legata al Bianchello del Metauro, ma legata anche ai suoi territori e alle sue storie. Ci saranno vari protagonisti, noi con le nostre telecamere li seguiremo e vi sveleremo di che cosa si tratta e soprattutto dove andare a trovare questa particolare iniziativa. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza, ringrazio il vicepresidente della Regione Marche e l'assessore all'agricoltura, il dottor Carloni, per la presenza e anche qui l'azienda speciale che è con noi, con Santi. Volevamo, con tutto il sistema camerale e avete visto la coesione che noi abbiamo all'interno delle scelte che mettiamo in campo per valorizzare tutti i prodotti, ma il territorio, la storia, la cultura di questa meravigliosa regione, lo abbiamo voluto fortemente iniziando da un prodotto particolare, il Bianchello, un prodotto che abbiamo notato aveva in sé una valorizzazione in più, ovvero una storia da raccontare, un nuovo modello, e qui ringrazio la struttura camerale con la nostra referente della comunicazione, la dottoressa Veroli, il segretario generale Schiavoni, che hanno messo in campo quelle energie per connettere tutto questo sviluppo all'interno di un progetto nuovo, innovativo di valorizzazione. Non è solo valorizzazione del prodotto, ma è valorizzazione del territorio, dei borghi, e può essere anche un modello. Noi quello che cercheremo di fare è far diventare il Bianchello una moda per i nostri giovani, dove invece di prendere magari altri tipi di vino per le loro, quando lo potranno fare, speriamo il più presto possibile, poter utilizzare nei vari eventi glamour che loro avranno con i propri amici, non più un altro vino, ma utilizzare il Bianchello del Metauro, perché è uno di quei prodotti che a livello di storia, e lo sentirete, ha un valore aggiunto in più. Il presidente Sabatini ha ricordato e ringraziato tutti i produttori, un grande lavoro di squadra anche insieme alla Camera di Commercio delle Marche, e si augura che questo prodotto porti il Bianchello ad essere ancora più di moda, magari soprattutto nelle nuove generazioni. Sì, è vero, una delle linee che noi avevamo in mente, ringrazio tutta la giunta camerale che ha supportato questa idea progettuale, era proprio di far diventare, provare a far diventare il Bianchello una moda fra le nuove generazioni, che possano magari degustare un prodotto tipico di una particolare zona delle Marche, dove c'è una storia da poter raccontare, dove gli stessi borghi hanno delle storie, delle economie, delle altri prodotti particolari, e potremo far veramente conoscere un nuovo mondo ai nostri turisti enologico come quello del Bianchello. La storia è bellissima, l'abbiamo raccontata, ci sono dei produttori eccezionali che voglio ringraziare tutti per la loro disponibilità. E ringrazio anche la Regione Marche, il vicepresidente Carloni, assessore all'agricoltura, per l'aiuto che ci ha dato su alcuni passaggi importanti del progetto. Speriamo veramente che sia un valore aggiunto per questo territorio e farlo conoscere ancora di più, anche a livello turistico, perciò continueremo con i progetti sul turismo e la promozione. Continueremo anche su altri prodotti particolari delle Marche, perché partiamo dal Bianchello, credevamo fortemente in questa modalità di poter raccontare il prodotto, la terra, la storia che c'era, anche antica, e poter portare anche una nuova moda per i nostri giovani. Faremo anche per altri prodotti, magari con altre particolarità, perché questo sistema camerale, che ha la possibilità di essere inclusivo con tutte le associazioni di categoria, siamo un modello anche per gli imprenditori, ce l'hanno dimostrato tutti gli imprenditori dell'agricoltura che producono il Bianchello, perché si sono messi insieme in questo progetto, come ha fatto la Camera di Commercio, a mettersi insieme, e tutte le associazioni di categoria insieme hanno lavorato e progettato questo meraviglioso percorso. Io sono sicuro che riusciremo veramente a ottenere dei grandi risultati nei prossimi anni. Non ci fermeremo qui, il Bianchello continuerà anche nell'annualità 2021. Mi auguro soltanto che
termini per sempre questa maledizione che ci segue con questa pandemia, si ritorni veramente a brindare con un buon bianchello e a visitare queste meravigliose terre che fanno parte di questa mappa che si è voluta anche creare per far conoscere i nostri turisti quando vengono qui. Una mappa interattiva, una mappa che ha anche una storia da poter raccontare che può essere, diciamo, interessante e attraente per chi vuole visitare le terre che compongono questo vitigno e poter cominciare anche ad apprezzare meglio il territorio marchigiano. Io vorrei far vedere l'unitarietà di questa Camera di Commercio su un progetto importante di valorizzazione. Passerei la parola al vicepresidente Salvatore Giordano. Credo che questa sia una bella giornata in cui si promuove un territorio insieme al prodotto. Complimenti alla Camera di Commercio, confido che anche la Regione possa sostenere queste iniziative che sono un momento di grande crescita e di grande sviluppo per il nostro territorio. Questo tipo di iniziativa, seppur nuova anche nel modo della promozione da fare, credo che sia un elemento di forte valore proprio perché rispetto a ciò che dicevo prima e ai dubbi che venivano da parte di molte imprese, quanto è stato deciso di fare un'unica Camera di Commercio a livello regionale, questa è la dimostrazione pratica che la Camera di Commercio, anche se è regionale, è vicina a tutti i territori. È proprio questo tipo di progetto che vede una produzione di altissima qualità, ma in un territorio abbastanza ristretto e come quantità non eccezionale, è proprio l'elemento, uno degli elementi che dimostra la vicinanza a tutte le imprese. Promuovere un vino, promuovere il bianchello, che i nostri produttori in questi anni hanno portato ad un livello di qualità, secondo me eccezionale, pari ai tanti vini blasonati che ci sono in Italia, ma con una particolarità che da un punto di vista economico questo vino ancora purtroppo, io dico, non produce un reddito adeguato per le nostre imprese. Siamo in compagnia di Gianfranco Santi, vicepresidente di Linfa, appunto questa azienda speciale legata appunto all'agroalimentare per quello che riguarda la Regione Marche. Una giornata importante dove si presenta un progetto trasversale che lega tante famiglie, tanti imprenditori, ma soprattutto un grande legame con il territorio. Assolutamente sì. La nostra mission è quella sostanzialmente come azienda di promuovere l'agroalimentare marchigiano, di promuovere i prodotti di alta qualità, il bianchello è un prodotto di alta qualità. Il sistema camerale sta lavorando in modo unitario insieme per cercare di valorizzare tutto ciò che è marchigiano. Noi come azienda speciale stiamo iniziando tutto un percorso di valorizzazione di una serie di prodotti anche con metodologie nuove. E oggi per esempio è una metodologia nuova rispetto al passato. Quello che dobbiamo raggiungere è una cultura dei marchigiani sul grande valore che hanno i prodotti dell'enogastronomia marchigiana. Sul vino in modo particolare noi abbiamo dei vini eccezionali, in questo caso il bianchello. Se noi ricordiamo la storia, 20 anni fa non avevamo sostanzialmente il mondo della ristorazione che proponeva vini dei nostri territori. In questi 20 anni sono cambiate molte cose. Oggi quasi tutti i ristoranti promuovono e propongono i nostri vini, ma non solo perché sono marchigiani, ma perché hanno raggiunto una qualità eccezionale. Quindi quello che dobbiamo fare e continuare a fare è cercare di valorizzare i nostri prodotti, cercare di consumarli, cercare di far sì che si creino le condizioni perché non solo gli agricoltori possano continuare a svolgere il loro lavoro, ma perché l'economia marchigiana punti anche fortemente verso l'agroalimentare, che è il settore che può risollevare anche economicamente la nostra regione. Voglio dire poche cose, mi sento veramente di ringraziarvi. Voglio ringraziare Gino Sabatini e Tommaso Di Sante, come Gianfranco Santi, Schiavoni, che mi hanno presentato questo progetto con tanto entusiasmo, appena sono diventato assessore, è stata una delle prime cose di cui abbiamo parlato ed è stato veramente, si leggeva nei loro occhi l'entusiasmo per questo progetto. Quindi la prima cosa è grazie, che non è mai scontato, bisogna ricordarsi di chi si impegna, di chi lo fa con l'entusiasmo e la passione giusta, passione che ci servirà moltissimo,
perché per fare agricoltura credo che serva tanta passione. Per produrre del vino, che è una delle attività forse più belle che si può fare, ma credo che la fatica e quell'impegno vada sostenuto con la passione, altrimenti non si sosterrebbe soltanto dal punto di vista economico. L'intervento dell'assessore all'agricoltura e vicepresidente della regione Marche Carloni si può riassumere su poche parole, ma significative: un grazie, un ricordo alla passione e soprattutto anche piccolo e bello, ma fare rete è ancora più forte. Sì, oggi c'è stato qua un esempio di come si può fare impresa agricola, di come si può fare vino senza giocare a una competizione al ribasso, e come si può superare anche l'agonismo tra imprenditori che producono lo stesso vino. E questi produttori che hanno avuto il coraggio, la intelligenza, la sapienza di mettersi insieme vanno premiati, perché è questo il modo giusto per lavorare. Noi dobbiamo combattere la competizione e la crisi economica creando un sistema che in qualche modo racconta un territorio, come hanno fatto molte altre parti d'Italia, che grazie a un vitigno, grazie a un vino, sono riusciti a far diventare famoso un'intera vallata. E non solo a vendere il vino, ovviamente, ma a creare un beneficio di ritorno al turismo, alle aziende anche commerciali, al terziario. Quando si crea una denominazione che prende forza, che prende vigore, come può essere la Vallata del Bianchello, questa può diventare una narrazione che vale più di qualunque altro messaggio comunicativo. Quindi grazie davvero per quello che hanno saputo fare e anche l'intelligenza, così l'acutezza di creare un legame con la storia. Questa vallata è una storia millenaria perché ha a che fare con la grande battaglia, quindi anche io ho attaccato l'adesivo nel telefono e hanno preparato, io sto con Asdrubale perché è un legame di questo prodotto, di questo grande bianchello che in qualche modo ha saputo legarsi ad un nome che fa parte della storia dell'umanità, quindi è universale e quindi globale. Quindi bravi, complimenti, la regione starà vicino a questi produttori che sanno fare rete. Diamo un'occhiata al prodotto che oggi presentiamo, ovvero al sito dedicato al bianchello del Metauro, che ha il suo pezzo forte nella mappa digitale. La mappa che esiste in forma cartacea, forse la vedevate prima alle mie spalle, la mappa che è il più antico mezzo di orientamento e di conoscenza e che abbiamo rivisitato appunto in chiave multimediale digitale, arricchendola di alcuni contenuti per l'appunto digitali web. Il nostro pensiero è che venga fruita dai dispositivi mobili, i vari device, da cellulare che appunto tutti abbiamo perennemente in tasca, è il nostro computer con cui appunto abbiamo accesso al mondo, un po' una sfera di cristallo sulla tutto ciò che ci circonda, e quindi l'idea appunto è che si possa andare alla ricerca dei bianchellisti, dei vini. Trovate, ecco, due tipi di icone, le bottiglie identificano, sì, le cantine, sì, dei 18 produttori che fino adesso, sì, hanno aderito al progetto. Ricordiamo che il progetto è aperto a tutti quelli che vorranno partecipare, agli oltre 60, sì, produttori, sì, che esistono appunto nella nostra regione, e i 18 che intanto sono con noi li trovate contrassegnati da questa bottiglia, cliccando sopra la quale avrete le informazioni di contatto, quindi utili per raggiungerli e fare acquisti anche in questo periodo appunto. Sarebbe di restrizioni. Sarebbe, sì, igienico, sì. Il sito, oltre alla mappa, contiene informazioni sulla DOC, sui vigneti, i consigli, gli abbinamenti culinari, il disciplinare e poi soprattutto le cantine e i produttori appunto che sono i protagonisti di questa promozione e di questo sito. Li vogliamo scorrere velocemente a quei loro loghi. Tommaso Di Sante ha ospitato questa mattina, quindi si può dire giocava doppiamente in casa, sia con la Camera di Commercio Marche, ma soprattutto proprio giocava nella sua azienda. Ecco, quindi l'intervista sarebbe doppia, in qualità di produttore del Bianchello, ma anche in qualità di membro della Camera di Commercio delle Marche. Una mattinata importante con un progetto ambizioso, ma nello stesso tempo bello. Sì, diciamo che come membro dell'agricoltura in giunta della Camera di Commercio ho cercato di portare avanti questa progettualità, ma il Presidente in primis ha voluto portare avanti questo progetto perché è un tentativo di valorizzare una DOC, ma non solo il vino, cioè valorizzare dal punto di vista enogastronomico il territorio e far sì che i consumatori si approccino in maniera migliore alla visita del territorio pesarese, perché il turismo enogastronomico è un valore fortissimo per la nostra Italia e di conseguenza speriamo con questa valorizzazione, legandola al vino, all'arte, alla storia, alla cultura, al territorio, di promuovere d'insieme, di creare un valore aggiunto per tutti.
Ecco, dal punto di vista di produttore, la bellezza del fare rete e fare tanti ponti e non più guardare i propri campanili. Sì, il tentativo più grosso è questo, nel senso che ci vuole la peculiarità di ogni singolo produttore, però ci vuole anche la volontà di fare coesione, di promuovere il territorio d'insieme, perché abbiamo fatto una strada del vino virtuale con questo app innovativa, cercando di promuovere tutti i produttori, tutto il territorio. Non devo aver vergogna di mandare il produttore dal mio collega e non concorrente, e questo è un concetto che va messo nel nostro DNA in maniera migliore, perché altrimenti da singoli il piccolo è bello, però di fatto come gruppo e come coesione sicuramente riusciremo ancora meglio ad andare verso l'estero e conquistare nuovi mercati economici. Sono tanti i produttori del Bianchello e sicuramente con la mia memoria non potrei ricordarli tutti. Allora ci teniamo a lanciare un piccolo video che hanno creato ad hoc, dove si presentano e soprattutto ci mettono la faccia, perché al di là di tutto, dietro delle aziende ci sono persone, ci sono famiglie, c'è tanta passione. Sono Tommaso Di Sante, siamo a Carignano, sono un viticoltore da 4 generazioni. Sono Claudio Morelli, la mia azienda è a sede in Fano, sono un produttore di Bianchello. Sono Eugenio Tomassini, azienda agricola Terre di Giove. Sono Fabio Bucchini, rappresento azienda Cignano Winery, siamo a Isola di Fano. Sono Davide Bucchini e insieme alla mia famiglia gestisco l'azienda agricola Bucchini. Noi siamo ad Isola di Fano. Sono Luca Venanti di Cantina Terra Cruda, siamo a Fratte Rosa. Sono Stefano Tonelli della fattoria Villa Ligi di Pergola. Sono Stefano Bruscia della cantina Bruscia di San Costanzo. Sono Cesare Mariotti dell'azienda Mariotti Cesare, siamo nel comune di Montemaggiore al Metavro. Sono Roberto Lucarelli, titolare dell'omonima azienda. Siamo qui a Cartoceto. Sono Carla Fiorini dell'azienda agraria Fiorini. Ci troviamo a Barchi nel comune di Terre Roveresche. Sono Cecilia di Cantina Crespaia, azienda vinicola locata a Fano. Sono Mattia Marcantoni, ci troviamo a Monteciccardo nell'azienda agricola Conventino Monteciccardo. Sono Francesco Vitali dell'azienda vitivinicola Vitali, siamo a Sant'Andrea in Villis. Sono Simone Pagliari per l'azienda agricola Pagliari Gabriele. Qua nella campagna di Montefelcino. Sono Luca Guerrieri dell'azienda agraria Guerrieri, Terre Roveresche Piagge. Cerchiamo di vinificare le DOP del territorio, il nostro bellissimo Bianchello del Metauro, salvaguardandolo, valorizzando la propria tipicità e la distintività che ha questo vitigno. E quindi vi auguro di brindare insieme per questo Natale, per un felice anno nuovo, con un bel calice di Bianchello del Metauro. Un augurio speciale per un buon 2021. Vi auguro buone feste. Vi mando un augurio di buon Natale e un felice anno nuovo. Soprattutto un brindisi col Bianchello. Auguri per un felice 2021 a tutti. Con il Bianchello il mondo è più bello. Buone feste a tutti. Vi auguro a tutti di passare un felice Natale e gustare assieme un buon calice di vino. Buone feste e un buon anno nuovo. Da questi filari ultracentenari accolgo l'occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo. Che sia migliore di questo. Cin cin. Ci ha raggiunto la cantina di Sante anche il sindaco Massimo Seri a ricordare ancora una volta l'importanza e la vicinanza ai territori e ai nostri produttori. Soprattutto quando i progetti sono veramente interessanti e portano valore aggiunto, e questo è un bel esempio. Qui c'è una promozione non di localismo, ma di un territorio più ampio, dove si vanno a valorizzare quelle che sono le bellezze di questo territorio, da quelle artistiche, da quelle archeologiche, quelle ambientali, ma anche quelle dei valori dell'eccellenza del territorio, e nel caso del Bianchello, che non dimentichiamo che è un vino che è salito molto di qualità, è diventata
un'eccellenza, ma è anche un bel modo di progettare, perché si fa sinergia e quindi evidenziando tutte quelle che sono le nostre bellezze. Bellissimo questo incontro tra la cultura e il valore enogastronomico e il bianchello, che è cultura anch'esso, che si lega benissimo con le bellezze di questo territorio, che sono belle da narrare e quindi anche da gustare. La battaglia del Metauro, memorie di un elefante. Ho buona memoria, giga, direste voi adesso, e posso raccontare tutto. Lavoravo con Asdrubale, avete presente Annibale Barca, quello che ha attraversato le Alpi, il più grande condottiero dell'antichità? Con gli elefanti, il più vecchio e forte di loro era Suru. Ecco, Annibale aveva un fratello minore, Asdrubale, e anche Suru aveva un fratello più piccolo, io, Et. I Barca avevano questa fissa della guerra. Con Asdrubale, nella seconda guerra punica, eravamo in 10, forti come carri armati. Oltre a noi aveva schierato anche spagnoli benissimo equipaggiati e truppe africane poco a loro agio con la lancia. A destra, Liguri Apuani, gente tosta di guerriglia. A sinistra, i Galli, i cugini d'Oltralpe. Valorosi e inaccessibili, ma come gli piaceva la vita. E la sera prima della battaglia del solstizio d'estate, ora lo so, che si chiama così, ora so tutto. Il 21 giugno del 207 a.C., quelli, i Senoni, hanno bevuto. Il bianchello scorreva come il Metauro, andava giù fresco e sincero, e andavano giù pure loro per i campi, nei fienili, a fenile, nella paglia gialla come il vino. Siamo in compagnia di Giorgio Donini, si potrebbe chiamare il The Voice di questa mattina, ci ha accompagnato con la sua voce e soprattutto lo farà nella mappa del bianchello, andando a cliccare nei vari link presenti. E insomma, com'è stato dare voce a queste storie del territorio? Un qualcosa di veramente molto importante e soprattutto significativo per i nostri luoghi. Sì, prima di tutto è stata un'esperienza per me di sapere che mi ha arricchito, perché non conoscevo tutte le sfaccettature di questo territorio. Come dicevo anche prima, ogni piccolo borgo ha qualcosa da raccontare, perché magari è cenato un personaggio importante, piuttosto che la conformazione di questi piccoli paesi incastonati in dei biotopi naturali straordinari. Quindi per me è stata un'esperienza importantissima, che mi rafforza le radici che mi appartengono. Quindi io sono nativo di Urbino, ma questo territorio è straordinario, quindi questa mappa vuole anche abbattere qualche campanile, quindi questi campanili non ci devono essere più, e racconto... Più ponti, facciamo sì, più ponti, perché il vino fa fare i ponti anche, no? Perché crea quell'ebbrezza che forse fa andare via un po' di questi malanni moderni, tra cui anche l'invidia, che è un malaccio, quello brutto. E allora ho sposato con causa, con questo grande entusiasmo, poi anche perché i testi di Silvia Veroli sono stati veramente esemplari, perché con una maniera molto particolare abbiamo tentato di lasciare qualche informazione, qualche conoscenza in più che forse per molti veniva a mancare. E quindi è una divulgazione anche del sapere, oltre ad avere... la mappa, questo valore di incentivare il pubblico a frequentare questi luoghi e soprattutto in questo periodo ad arrivare alle aziende vinicole ad acquistare il vino per fare i regali di Natale, perché è importantissimo. Grazie per aver prestato la voce e soprattutto mi raccomando, andiamo su www.bianchellodelmetauro.it a scoprire la mappa e tutti i suoi segreti. Benissimo. Fano, mare a colori, conforto dopo i naufragi. Siamo al porto. Il Novecento non è ancora iniziato. Il mare è pieno di alberi. Hanno impressi i segni per allontanare le tempeste, rovesci, naufragi e altre rivoluzioni. Quegli accidenti che ti capitano e, se gli sopravvivi, devi produrre al tribunale del mare le prove di fortuna. Ponente, Levante, Maestro e Grecale, prendete la mia anima e buttatela nel fondale.
Le vele non sono solo bianche, sono cariche di simboli e colore come gli scafi. Ci sono occhi per guardarsi dal mare e dal male. Pesci che attraggono pesci, potentissimi sigilli di Re Salomone, fiori, emblemi familiari, araldi, santi, colomba, rami di ulivo, galline che beccano il sole, uomini su una gamba sola, mostravento adornati come pali della cuccagna, sventolano al sole l'argano e il vericello, il sole, la Madonna, il disco dell'Eucarestia, volto dell'amata e dei patrioti. Il mare è sgargiante, è impennacchiato come i carri del carnevale, come le case che si inseguono armoniosamente disordinate nella sacca del Gugul, che prende il nome da quello della nassa, trappola a imbuto dove i pesci si infilano senza scampo. Un cul-de-sac, nemmeno la vetrina di un gioielliere è così ricca e lucente. E siamo arrivati alla conclusione di questo speciale dedicato alla nostra eccellenza che è il Bianchello del Metauro, e visto che stanno arrivando le festività natalizie, saranno festività un po' particolari, ma l'augurio è quello di vivere brindando sicuramente con il nostro Bianchello del Metauro o regalando proprio l'eccellenza del nostro territorio. Grazie alla Camera di Commercio della Regione Marche, naturalmente insieme all'azienda speciale Linfa e naturalmente insieme alla Regione Marche che hanno organizzato, grazie alla Cantina di Sante che ci ha ospitato, e quindi un cin cin virtuale con tutti.